Piccola rifinitura a zigzag, ovvero un sistema usando lo spostamento con manopola e aghi tutti in lavorazione. Su varie prove che ho fatto, anche perché sbagliarsi è veramente semplice, sono più errori che prove, anche se ho tentato varie volte di sperimentare le altezze, ovvero partendo dalla base. Possiamo realizzarla in una forma base uguale per tutte su quattro maglie, 4 in prima, 4 in seconda con tutti gli aghi. Con quattro maglie viene piccola e stretta ed è la base quella che vedremo. Poi ho calcolato che comunque 4-5 maglie viene ancora molto bene. Abbiamo altezze diverse anche per le necessità diverse. La prima cosa da fare su un foglio, io almeno così ho fatto, poi è un mio consiglio. Perché? Perché gioca con gli spostamenti. Primo giro, secondo giro, terzo giro, quarto giro, quinto, sesto, settimo e ottavo alternano da 5 a 6 con la manopola di spostamento, 5 a 6. Nono e decimo giro portano lo stesso numero, cioè se praticamente non spostiamo con la manopola restiamo a 5. Poi lo facciamo fino al ventesimo giro. Il ventesimo giro teoricamente è la fine di un tratto, sono su 20 giri. Dopodiché riniziamo dall'altra parte, è uno zigzag, per cui noi non facciamo altro che fare una lavorazione una volta da un lato e una volta dall'altro. Per cui dobbiamo porre molta attenzione perché i giri reali su questo tipo sono 20, ma il ventunesimo o il primo, cioè il ventunesimo diventa il primo della nuova serie. Per cui ora a macchina diventerà senz'altro più chiaro che spiegarlo. Ma io almeno così ho fatto per non sbagliarmi e mi sono sbagliata tantissime volte. Basta un attimo di distrazione, veramente il conteggio va fatto tenendo d'occhio non mentalmente gli spostamenti, almeno per me. Quindi io mi sono realizzata una piccola guida. Da un lato ho messo tutti i giri, dall'altro ho messo tutti gli spostamenti. Quindi il primo giro a 5, sposto al secondo a 6, terzo a 5, quarto a 6, 5, quinto giro, 5 di manopola, di cursore della manopola, fino a seguire. Poi per il resto è semplicissimo, sono tutti gli aghi e i carrelli impostati con la costa perlata. Per iniziare, cursore su 5, levetta su H. Dopodiché possiamo passare a inserire gli aghi. 4, quindi dallo 0, 2 a destra e 2 a sinistra dello 0. Eccomi qua, sono 4 e 4 sotto, quindi i primi giri sono con tutti i tasti a riposo, iniziamo come una normale diciamo punto unito, ho un filato adatto alla seconda frontura fine, in questo caso sono tre capi molto fini e inserisco una tensione stretta, ovvio da fare una campionatura perché sempre costa perlata è, per cui ho messo 3 e 3. Primo giro classico con inserimento del filo con tutti gli aghi, quindi non faccio niente, metto col ponte della seconda frontura, messo, passo gli aghi, passo il filo. A questo punto mettere un pettine è complicato, nel senso non ha senso, giusto se non abbiamo una qualunque graffa. Metto una graffa e il peso, perché le maglie sono poche. Faccio un primo giro a seconda di dove mi serve, con o senza tubolare. A questo punto, con sempre su H5, sollevo i tasti su Brother per la costa perlata, mentre sul carrello maglia principale tutto a riposo su NL. Ovviamente le stesse lavorazioni le fanno tutte le macchine, quindi basta cercare la costa perlata e sapere come si imposta sulla costa perlata.
è della Empisal il manuale, quindi ci dice come dobbiamo impostare praticamente la lavorazione, che non facciamo altro che sollevare i tasti uno davanti, mettiamo per maglia inglese, quindi la U rovesciata, e seguiamo con le levette tutta la lavorazione. Non cambia niente, cioè fondamentalmente quando tutte le macchine fanno i punti di base e questo tipo di spighetta, chiamiamola come vogliamo, a zigzag, aiuta in tutte le macchine, perché chiaramente risponde soltanto agli spostamenti e alla costa per lada. Poi diventa una questione di pazienza, nel senso che su tutte le macchine dobbiamo seguire questi spostamenti, per cui il giro numero 1, controllando costantemente, per meglio dire, mano sulla manopola, e noi giocheremo sempre portando, girando la manopola 5-6, 5-6, 5-6. Per questo ci si sbaglia facilmente, perché diventa un motivo meccanico. Quindi, primo giro a 5, impostazione costa per lata. A questo punto controllate la frontura. Io non devo fare altro che mettere la mano sulla manopola, un po' più complicato, portare, girare a 6, la frontura si è mossa, giro, passo al terzo giro, a 5, quindi risposto la manopola, passo il carrello, risposto per il quarto giro a 6, passo il carrello. Dopodiché seguo tutto. Sesto giro a 6, settimo 5, ottavo a 6. L'unica accortezza è 9 e 10. Ho le mani libere e devo guardare anche che non si appigli il filo. Restano nella stessa cosa. Poi undicesimo giro. Dodicesimo torna a 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sono a 5, ventesimo giro. A questo punto io ho finito, nel senso che questo è un disegno completo. A questo punto si ricomincia con sempre a 5. Ed è qui la difficoltà, restare due giri dopo che automaticamente spostiamo 5-6, 5-6, 5-6, viene quasi normale dimenticarlo, ma non dobbiamo dimenticarlo, per questo diventa fondamentale. E questo è un tipo di spighetta con un disegno ogni 10 giri. Possiamo farlo, e qui me lo sono riportato, perché chiaramente stessa situazione, ma più corta, più stretta su 6 giri, per cui diventano primo giro a 5, secondo a 6, terzo a 5, quarto, io ho sbagliato, questo per dire quanto sono brava, 4 a 6, e poi la punta, diciamo, della spighetta, perché questa diventa la punta, sono i due giri fermi. Li ripetiamo nello stesso punto, quindi non è difficile, richiede molta attenzione. Ovviamente inserisco la foto dei due spostamenti. Io ho provato anche con 4-5 maglie, 6 ancora vengono bene. È comoda, è semplice. La utilizzerò per fare una centina a un modello. Ho sbagliato, quindi la congiunzione si vede, manca una riga, e mi diventerà molto comodo poi mettere un punto, cioè diciamo una centina, per dire ok, non si nota più. Sono anche piccole furbizie, ci torna utile anche in questo.